Adesso Roberto Caimmi, figlio, quindi ci consegnerà un ricordo importante per conoscere la figura di Vilfredo. È stato docente all'Università di Padova, ricercatore scientifico, un scienziato, diciamo, appassionato di scienze, quantomeno, con le competenze. Prego. Ringrazio gli organizzatori e il pubblico per darmi occasione di essere presente e di ricordare mio padre. Ricordare in età tarda come la mia purtroppo non è facile, specialmente in un'epoca caratterizzata dall'avanzamento vertiginoso del progresso tecnologico, come si evince dalle strofe di una nota canzone che tutti conoscete. Mi limito a una mattina: i vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni, i vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero. In questa ottica il ricordo di mio padre è imprescindibile dal ricordo di un mondo migliore dove il valore del denaro era cosa infima rispetto ad altri e ben più soliti valori. Mi ha insegnato a riconoscere i numeri staccando i fogli da un calendario e sparpagliandoli a terra. Mi ha insegnato a leggere il quadrante dell'orologio moltiplicando per 5 le cifre che vi erano impresse. Quando la neve ammantava il suolo mi portava con sé nelle campagne tra Valle Miano e Pietra la Croce a posizionare trappole per gli uccelli e il giorno successivo a ritirarle, mettendo in gabbia passeri, pettirossi, fringuelli, cartellini e altre specie di cui ho perso memoria. Oppure seguivo lui e mio zio nelle battute di caccia, dove inevitabilmente le mani intirizzite lasciavano cadere qualsiasi cosa stringessero. Ma fin da allora non ho mai mangiato niente di quanto fosse stato cacciato. Si andava spesso a piedi in centro a trovare i parenti, in estate come in inverno, salendo da Valle Miano fino a Porta Santo Stefano e scendendo per l'omonima via, oppure salendo dal piano San Lazzaro attraverso via Raffaello Sanzio fino a Capo di Monte e scendendo per via Montebello. Le strade periferiche erano ancora senza asfalto, l'illuminazione pubblica poggiava su pali di legno e in certe zone si attraversava la campagna. Si passeggiava anche fino al porto, fiancheggiando i binari che portavano alla stazione marittima e i binari morti dove sostavano i carri merci, procedendo poi lungo le banchine tra cumuli di carbone. Di mattina, subito dopo colazione, si andava ad aprire la fabbrica di acque gassate e ad iniziare il lavoro, a cui teneva molto e non se ne distaccava fino a quando non fosse stato portato a termine. La manodopera era costituita da ragazzi, figli di proletari, residenti nelle case popolari di Piazzale Loreto, retrostante il piano San Lazzaro e via Cristoforo Colombo. Teneva molto anche al mio contributo, che ho sempre fornito nel tempo libero durante la mia permanenza in Ancona, facendo tutto il necessario, dal lavaggio delle bottiglie destinate al riempimento, al carico e scarico di materiali e alla consegna dei prodotti a privati ed esercenti. Dopo la scuola elementare, dovendo recarmi in centro, non era infrequente che partissimo in camioncino ed effettuassimo le consegne nel Rione degli Archi e successivamente al Bar Metropolitan, dove facevamo colazione, poi mi lasciava all'ingresso della scuola e proseguiva il giro da solo. Fino a circa metà degli anni 50 si lasciava il camioncino già carico per il giorno dopo in strada per tutta la notte, ritrovandolo in perfetto ordine la mattina dopo.
accudiva a un certo numero di alveari posizionati presso un contadino nella zona tra Aspio e Torrente, e spesso mi portava con lui. Mentre lavorava mi trattenevo con i figli dei contadini, alcuni dei quali di età simile alla mia, che mi portavano a vedere i conigli nati da poco e tutti gli altri animali da cortile. Considerando la grande importanza avuta dai contadini durante la Resistenza, posso ragionevolmente presumere che lo facesse soprattutto al fine di preservare quel legame, a prescindere dalle api e da tutto il resto. Seguiva con vivo interesse la situazione internazionale, specialmente nei momenti di maggiore tensione. Durante la guerra di Corea degli anni 50, nel corso del pranzo prendeva il piatto e si portava dalla cucina alla sala, davanti all'apparecchio radio, non appena iniziava il notiziario, rimanendovi fino al fine dei servizi riguardanti il fronte. Nel periodo del pensionamento, libero da ogni impegno di lavoro, ascoltava tutti i notiziari che si susseguivano nell'arco della giornata, almeno nelle poche occasioni in cui ero presente, a motivo della mia attività che si svolgeva fuori regione. Nei miei confronti si è sempre prodigato al massimo perché non mi mancasse niente per un buon andamento dei miei studi. La qualcosa mi ha spinto a prefiggermi come primo obiettivo il completamento dell'iter universitario con un punteggio meritevole e in tempi non troppo lunghi. Al riguardo, l'unica eccezione è stata in occasione della cena di laurea, perché provasse anche lui un po' di sollevazione partecipando ai festeggiamenti. Nell'ufficio della fabbrica riceveva spesso visite da parte di amici e compagni, nei periodi in cui il lavoro permetteva una pausa, e si parlava della situazione politica del momento, a livello sia locale che nazionale o internazionale, di cosa si potesse fare per migliorare le cose e di quanto si fosse rivelato sbagliato con il senno di poi. Successivamente si riprendeva il lavoro e talvolta, per guadagnare tempo, mi mandava al bar con una bottiglia vuota a prendere uno o due caffè che centellinava nell'arco della giornata e in qualche occasione ne restava per la mattina dopo. In seguito alla mia presa in servizio fuori regione, i periodi trascorsi in sua compagnia si sono progressivamente diradati, ma mai interrotti, e ci si ritrovava come se ci si fosse separati il giorno prima a parlare tranquillamente di qualsiasi cosa o a guardare il tramonto dalla terrazza sul mare. Veniva sempre a prendermi in stazione, poi si andava a cena al ristorante Fortuna oppure direttamente a casa a bere birra se la calura della sera prendeva l'appetito. Quando poteva, partiva alla volta della mia residenza, pernottava e rientrava il giorno successivo, non senza aver trovato qualcosa da fare all'interno del mio appartamento, in relazione alle porte, o al pavimento, o al bagno, o al garage. Insisteva sempre perché io lo assistessi quando faceva un lavoro di qualsiasi genere, non tanto per bisogno di aiuto, quanto per impartire un insegnamento. Così ho visto innalzare muri, mettere in posa pavimenti, intonacare soffitti, posizionare rampe di scale e molto altro ancora. Pur non essendomi mai trovato nella necessità di far fronte a situazioni del genere, gli sono molto grato di tutto questo. Il suo animo non era stato minimamente scalfito dal periodo di detenzione in seguito al ritrovamento delle armi che custodiva in segreto dalla fine dell'ultimo conflitto. Al contrario, aveva trovato la forza di vincere la sua naturale ritrosia per rendere note le vicende della Resistenza da lui vissuta in prima persona in forma sia documentaria che romanzata. In quelle circostanze avrei voluto essere presente più spesso di quanto consentito dalla mia attività lavorativa. Ha vissuto il periodo della malattia come un'azione di guerra, come essere circondato dal nemico in forze preponderanti e non avere altra alternativa che
che resistere fino allo stremo, logorando al massimo l'avversario. Quando potevo andare a trovarlo, dall'appartamento dietro piano San Lazzaro, lato via Scrimia, percorravamo a piedi Corso Parlamento fino alla chiesa dei Salesiani e a ritorno prendevamo il giornale all'edicola e facevamo colazione al bar situato sullo stesso edificio, prima di risalire. Di volta in volta constatavo che il declino fisico accorciava progressivamente il percorso descritto, fino a ridursi all'andare direttamente in bar, da dove mi portava in edicola a prendere il giornale, consumava sia da lui la colazione e risalivavamo subito in casa. In occasione della mia ultima visita, poco prima di raggiungere la stazione per ripartire, ero andato a comprargli un vasetto di miele e gliene avevo fatto mangiare qualche cucchiaino, dando istruzioni per una somministrazione giornaliera. Non aveva detto niente, ma l'espressione del volto lasciava trasparire la contentezza. Questo è l'ultimo ricordo che mi ha lasciato. La notizia della sua dipartita mi è arrivata il giorno del funerale, dato che mi trovavo fuori sede e sono arrivato in città ad esequie avvenute. Le circostanze del trapasso mi sono state riferite da mio cugino, che era andato a trovarlo. Dopo aver parlato brevemente, aveva detto di sentirsi stanco, di voler riposare un po', distendendosi sul letto e lasciando questo mondo inosservato, come andando in ava scoperta in un territorio inesplorato per stabilire se fosse adatto al passaggio. E adesso perdonatemi, ma come figlio sento, e non posso giustificarlo con la ragione, lo sento nel cuore, che il modo migliore per ricordarlo è leggere la canzone di cui vi ho citato qualche verso. E allora portate pazienza, ve la leggo per intero. Ripeto, la conoscete tutti perché è una canzone molto nota. Come figlio, il modo migliore di ricordarlo sento essere questo. Il titolo è Il vecchio e il bambino. Un vecchio e un bambino si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove occhio d'uomo poteva guardare, e tutto all'intorno non c'era nessuno, il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. L'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno, nel loro pensiero, distinguere i sogni, il falso dal vero. E il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di grano, immagina i frutti, immagina i fiori, e pensa alle voci, e pensa ai colori. E in questa pianura, fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i suoni, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio, con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane tante. Adesso, dopo questo ricordo così toccante anche e prezioso per noi, se qualcuno vuole intervenire, magari brevi interventi, e... prego. Non posso fare meno del microfono, prego. Non si sente. Chiedo il permesso a Vilfredo, al figlio e a tutti quanti presenti di presentarmi e di un attimino salutare Alfonso Napolitano, che è tanti anni che non ci vediamo. Caro Alfonso, ritorniamo ai vecchi tempi.
Manfredo serve anche a questo. Ecco, senz'altro, perché sicuramente, perché sicuramente eravamo anche lì. Parlare di Manfredo è una roba grossa, mi sento commosso, non ho potuto fare meglio, guarda, a intervenire, perché con papà eravamo compagni di partito, microfono, compagni di partito, amici nel privato, e con gli stessi intenti, dato che lui era del 29, mi pare, 25, io sono del 31, e ci siamo trovati in diverse circostanze. La circostanza più gradevole era quella che, avendolo conosciuto, amava le api, e con le api una volta mi hanno fatto l'alveare fra il vetro e la persiana, e ho chiamato a Manfredo, e lì ci siamo visti 6, 7, 8 volte. È venuto su per trasportare tutte le api, perché io non sapevo come dovevo fare tutte queste robe. Questa è la cosa piacevole all'infuori di Manfredo, che ho conosciuto invece con molto piacere nell'attività politica. Abbiamo lavorato assieme nell'ambito del Partito Comunista, e mi farebbe avuto piacere, fa piacere che fosse stato anche adesso, ma purtroppo le cose sono cambiate. E con Manfredo facevamo tutti quei lavori, anche quello che ha ricordato, anzi ricordo, ti ringrazio per tutte quelle cosine che hai ricordato che facevamo insieme, e cioè oltre l'attività all'interno del partito, facevamo quell'attività a migliorare le condizioni dentro la sede, facendo le mattonelle, il muratore, il scarpellito, tutto qua, tutti questi lavoretti che facevamo. E poi dopo invece c'era la parte seria del partito, organizzativa, divulgativa, e mettere in pratica quello che c'era stato insegnato dalla loro attività in montagna, e via via da quello che si poteva organizzare. De Manfredo, non so, c'è stato dei momenti molto particolari, perché avendo la stessa età, avendo fatto il periodo di sfollamento al Pianello di Ostra, che era il punto di riferimento del distaccamento dei partigiani, che era su Arcevia, e che scendeva e faceva il giro a Ostra, dove sono stati fucilati tre compagni di lotta di loro, perché io ero un pochettino più piccolo, però c'avevo già 14 anni, 14-15 anni, che il comando fascista aveva raccolto tutti questi ragazzi di quell'età, ci ha messo il fucile tra le mani, io ero a basso così, il fucile era alto così, ma va a casa. Che... E queste sono cose che ho raccontato anche a Manfredo, però avendo saputo che Manfredo faceva parte di quel distaccamento lassù, dove i tedeschi, quei fascisti, e andati su con le lanciafiamme, noi eravamo proprio lì sul ponte del Misa, e le notizie erano tutte per il distaccamento dei partigiani che c'era vicino. Oltre a quello che io ho chiesto particolari dell'attività che condividevamo, io condividevo quello che lui appunto insegnava, e che insieme abbiamo trasferito come punto di riferimento, come insegnamento di vita e come sacrificio
per il benessere civile e per il futuro di chi veniva dopo, tutte le condizioni che c'erano. Era un grande amico, un grande compagno, in famiglia ci siamo trovati bene, 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 diverse volte, e un piacere da aver conosciuto, da aver potuto dire il mio pensiero su Vilfredo, che era proprio un caro compagno, un caro amico. Ciao, ciao, senti, come ti chiami? C'è Luzio, c'è Luzio. C'è un forza, siamo veramente tutti. Ma io voglio ringraziare Lucero che ha organizzato questa serata, perché senza nessuna retorica è stata potente come una sorta, diciamo, di evocazione fortissima. Io ho vissuto un'emozione molto forte, con una seduta spiritica, perché io mi riapparso tra di noi e tutta l'emozione che io ho vissuto anche con lui, ce l'ho tutte dentro in questo momento in modo molto molto forte. È una bella serata, in modo molto intelligente per organizzarla. E dunque, se avessi un po' il senso del ridicolo non lo direi, ma io sono stato persino il segretario di Caim, il segretario di Fondazione Comunista, e ho avuto con Caimmi Andrea Bardini, che è un altro testimone, diciamo, del rapporto molto forte con Vilfredo, dei giovani che avevano un rapporto fortissimo con Vilfredo. Io ho avuto un rapporto di grandissimo affetto, di grandissima stima e di grande confidenza con Vilfredo. E da segretario, quando convocavo le riunioni, gli chiedevo sempre se poteva venire mezz'ora prima per poter discutere con lui e avere consigli anche sulla costruzione dei gruppi dirigenti, sulla linea politica. È vero che parlava un pochissimo, ma insomma, se il rapporto c'era, qua ti parlava, e le cose che mi diceva erano molto 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 importanti. Voglio soltanto ricordare che parlava quasi mai, ma poiché io guardavo dalla parte della presidenza e mi accorgevo spessissimo di come nelle votazioni, poi quando si votavano le cose, non erano pochi quelli che prima di votare guardavano come votava Caim, cioè la sua autorevolezza era grandissima, anche parlando molto ma molto poco. E tutti i ricordi che questa sera mi ha evocato, questa serata mi ha evocato, sono una grande felicità anche per me, personalmente, come ho vissuto Vilfredo. E spesso mi chiedevo appunto se poteva venire mezz'ora prima o se poteva andare via un po' dopo per poter parlare con lui. E io ho parlato di letteratura con Vilfredo spesso, e io una cosa che ricordo che mi impressionò quando mi disse che tra gli autori che amava moltissimo c'era Cesare Pavese. Ora, come posso dire, naturalmente l'intertestualità, cioè il fatto che uno non nasce da nulla, ma nessuno di noi crede che un lavoro letterario così grande come quello di Vilfredo sia un lavoro spontaneo, che improvvisamente si è messo a scrivere. Non è possibile. La sua secchezza nella costruzione del linguaggio, il suo modo così forte, dipende dal fatto che ha amato la letteratura. Non è possibile altro. E quando, ad esempio, sempre da lui chiamava Pavese, io pensai anche che c'era un'attinenza, c'era una relazione tra il linguaggio così spoglio, evocativo di Pavese e quello di Caimi, ma lo dico così. E una volta mi sorprese molto quando parlavamo della poesia russa. Lui non amava Majakovskij, amava molto Jesienin. Anche qui
un'idea. L'amore per la natura, per la, anche letteratura che aveva Caini, che traspare in tutta la sua opera, la letteratura, era quello degli asieni, le betulle russe, la neve russa. E anche in questo, una volta gli portai un libro che io ho amato tantissimo, che è Il comunista di Guido Morselli, uno scrittore di nicchia, poco conosciuto e anche molto avversato, diciamo, dalla letteratura dominante, dai scelti dominanti della letteratura. Caimi lo lesse, me lo riportò e fu straordinario il suo commento, straordinario, io me lo ricordo, il livello del suo commento su questo libro, che adesso, per non portare via tempo, non posso dire. Ma ho ricordi anche di densità impressionante in relazione alla sua autorevolezza e la sua forza. Una volta nella mia segreteria c'era una persona, non dico né una compagna né un compagno per non far capire chi era, una persona che lavorando nella tesoreria aveva portato via un po' di soldi al partito. E io chiesi a Caimmi di parlarci perché non sapevo come fare. E ci parlò Caimmi con la sua, appunto, con il suo prestigio, con la sua forza che emanava, e si chiuse dentro la stanza, che era la tesoreria, con questa persona, e questa persona aveva sempre negato che fosse stato lei a fare delle piccole ruberie, ma per noi importantissime. Caimmi, dopo una mezz'oretta, uscì fuori con questa persona che ammise le sue colpe. Caimmi mi chiese di non espellerlo, cioè, non voglio dire chi era. Chiese di non avere misure amministrative contro questa persona, ma nel contempo chiese a questa persona di sparire dal partito. Di sparire. E così accadde. Così accadde. C'era soltanto un compagno che aveva, alcuni c'erano, ma uno particolarmente che non aveva soggezione di Vilfredo, peraltro gli altri avevano molta soggezione. Questo compagno era Ennio Baldinelli e per molto tempo qui in una casa qui vicino c'era scritto con una vernice rossa a caratteri cubitali Ennio vive, e infatti vive anche dentro di noi Ennio. E quando comprammo questa sede in via Macerata, venne fuori una sede del partito meravigliosa, bellissima, raramente si vedevano sedi così, perché in gran parte le sedi erano, insomma, rimediate, diciamo, povere e rimediate. Questa era meravigliosa e doveva venire Bertinotti e doveva inaugurarla. E allora c'era creato, siccome Ennio Baldinelli aveva messo una grande foto di Stalin nella sala dibattiti, e avevano chiesto, conoscendo, diciamo, ideologicamente Bertinotti, che sarebbe stato meglio toglierla questa foto di Stalin. Quando viene Bertinotti bisogna toglierla, poi magari vediamo di rimetterla. Ma naturalmente Ennio non se ne parlava, non la voleva togliere. Poi alla fine ci fu una mediazione, questa grande foto di Stalin fu messa in cucina, perché c'era anche una meravigliosa cucina, e Ennio abbozzò nella mediazione. Ma il giorno prima che venisse Bertinotti, questa foto di Stalin fu gettata via. E fu un atto terribile contro Ennio, un atto molto brutto, in onore di Bertinotti, questa foto venne gettata e nessuno sapeva chi era stato, tutti negavano, ma il fatto era enorme. Anche per l'occasione io chiesi a Vilfredo: senti Vilfredo, mi trovi chi è stato questo qua? Ci mise 3 giorni a trovarlo, lo portò in sezione, in federazione, ne parlavo io, Vilfredo e questa persona, che quando Vilfredo, le 3 parole ci mise a piangere, mi disse: vergognati per quello che hai fatto a Ennio, e si mise a piangere. L'ultima cosa che voglio dire è questa. Nei primi anni 2000 la Repubblica Cecoslovacca non c'era più, c'era già la Repubblica Ceco Morava, e c'era un governo di ultradestra che aveva messo in, in,
vigore una legge, si chiamava la lustrancia, una legge terribile che perseguitava i comunisti, li mandava in galera, era illegittima la loro presenza, e facemmo un appello nazionale contro questo orrore, contro la messa nella illegalità del Partito Comunista Ceco Moravo. E sapete come sono gli appelli, sono almeno una trentina di primi nomi e cinque grandi in alto che aprono. E in quell'appello tra i cinque nomi c'era Vilfredo Caino, generale, sergente, valore militare, comandante partigiano. Non potevano esserci, l'hanno fatto io l'appello, occorreva che Vilfredo ci fosse. C'era assieme a lui Franca Rame, Gianni Rinaldini, allora segretario nazionale della FIOM, e quando portammo questo appello con questi primi cinque nomi, gli altri due non me li ricordo, all'ambasciata della Repubblica Ceca Morava a Roma, consegniamo l'appello, e con la richiesta di poter andare a Praga a fare una conferenza stampa a Praga contro la messa nella fuorilegge del Partito Comunista. Io, come dire, avevo avuto in modo straordinario da parte di Caimmi la disponibilità a venire a Praga. Ma quello che accadde fu stravagante, perché qualche giorno dopo tornammo in ambasciata e l'ambasciatore del governo di destra, poiché aveva letto Vilfredo Caimmi, comandante partigiano e medaglia d'argento al valor militare, non ci tette più il permesso di andare a Praga, per ricordo di Caimmi. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è questa, l'ultimissima. E mi ricordo come se fosse adesso una sera che Caimmi fuori dalla federazione aspettava Andrea Martini, credo verso le 18, e naturalmente Caimmi non aspettava tanto, al massimo aspettava 2-3 minuti, oltre i 5 minuti era sparito. E quando io ero lì, quando venne Andrea Martini, Caimmi non c'era più e nessuno si accorse. E qui erano le 8 del mattino, non erano? Alle 8 del mattino, mi ricordi meglio che sei più giovane. E Caimmi se ne andò, Caimmi, senza che io manco mi accorgessi come se n'era andato, ma non c'era più. Cioè, questo è un modo di raccontarlo. Lui non è che andava lì via, lui non c'era più. Cioè, non era un modo di andarsene. E lui non c'era più. E noi, come dire, eravamo anche un po', come dire, colpiti dalla sua severità e dal suo modo d'essere, ma nel contempo lo amavamo da morire. Viva il compagno di Vilfredo Caimmi. Andrea, Andrea.